Siamo qui sul set di Milano Trema Ancora con Manfredi Pedone, che è il protagonista. Wow. Esatto. Stiamo per girare la scena 23. Hai paura? Di Della scena 23? tutto, un po' in Abbastanza, generale. perché il regista ha detto che è il clou di tutto il film, è lo Cavoli! snodo Infatti, più non aggiungiamo importante. altro No, non però, possiamo dire non niente, diamo solo dettagli. quello Insomma, Manfredi, raccontaci un po' questa esperienza, che non è ancora finita, ma comunque siamo un bel pezzo avanti. che è. Eh sì, proprio oggi ho scoperto che mancano tipo una quindicina di scene, quindi non Vista. manca poi tanto. Siamo andati veloci, siamo andati veloci. Esatto. È una bellissima esperienza. È la troupe fatta da ragazzi grandissimi, tutti appassionati. E io sto imparando tantissimo perché comunque non avevo una grande esperienza a livello cinematografico, più prevalentemente teatrale. Quindi ogni scena, non so, forse mi sembra più difficile della precedente, però mi sento anche io sempre più a mio agio. Ottimo, Sì. sicuramente ti sentirai a tuo agio anche grazie al regista Sì. e tutti gli altri. Sì. Parliamo di questo regista. Com'è Allora, con gli attori? Franz Rotundo è diverso dagli altri registi con cui ho lavorato, nel senso che Spielberg, per esempio, mi dava poche indicazioni, mentre Tony Scott invece ne dava fin troppe, Si sa. Soderbergh così invece voleva delle cose particolari, invece Franz Rotundo lascia molta Stiamo libertà scherzando. agli attori, no, lascia molta libertà agli attori Ottimo. e si fida molto, però fa notare quando qualcosa non gli piace. Per fortuna, Sì, giustamente. Bene. assolutamente. Ottimo. Allora noi ringraziamo appunto chi ci sta ascoltando e vi invitiamo naturalmente a venire a vedere questo bel fusto su Milano Tremancore. Si spera. Ciao!